Allora, mister Luiso, 5 occasioni da rete, almeno 5, 2 pali, così è mancato proprio sotto porta. Mancato il gol, se creiamo, l'importante è che si crea, poi ci stanno delle domeniche che magari la palla non può entrare, ma l'ultima è stata clamorosa, quella di Castellano, perché avevamo già esultato tutti quanti, ci ha detto che l'ha colpita, ma l'ha colpita male, sotto la pianta del piede, con i tacchetti, non gli ha dato la forza giusta per noi, però c'è niente da recriminare, c'è solo da fare gli applausi a questi ragazzi che hanno fatto una corsa gara. Un campo molto difficile, una squadra che veniva da 3 sconfitte consecutive, questa è una squadra di rivelazione, ci dimentichiamo che 3 settimane fa ha vinto San Benedetto, perciò io sono molto molto contento di questi ragazzi, quello che stanno facendo, come mi seguono, quello che fanno, ma da parte di tutti, pure chi subentra, perché oggi ho visto gente che è entrata, che era in corso, Mancini ha fatto bene, Sue ha fatto bene, Ettore ha fatto bene, sono veramente contento. Avete provato ad aggredirli subito, anche costruendo qualcosa di importante, poi ovviamente anche il caldo ha condizionato molto la gara. Alla fine loro sono venuti fuori sui finali di due tempi, comunque alla fine possiamo Sì, dire che è un vabbè, ma noi tempo. l'abbiamo preparata bene, dove avevano questi giocatori tra le linee molto molto pericolosi, però come ti ripeto, gli abbiamo concesso un tiro in porta e Serra ci ha messo la pezza, però ho fatto una battuta e ho detto Serra un tiro in porta ce lo può pure concedere, visto che ne facciamo 7-8 di là, si è messa a ridere, però ha fatto una bella parata, però come ti ripeto, la partita è stata fatta, la partita maschia è stata fatta, abbiamo giocato a calcio per buona parte della gara, con palla a terra, con transazioni veloci, siamo arrivati parecchie volte, c'è rammarico, i ragazzi sono molto rammaricati perché sapevano che era una partita importante, si poteva vincere, però la potevi pure perdere. Io avevo quella sensazione in panchina, ho detto ecco come ci fanno il gol da un momento all'altro, perché io so che il calcio non funziona, no? Crea e poi magari la perdi, però non meritavamo sicuramente di perderla, ma neanche di pareggiarla. I playoff non sono ossessione, ha sottolineato, ovviamente il calendario però non è dalla vostra parte, comunque ci sono due trasferte, una partita in casa contro il Campobasso e il capolista, dunque un cammino difficile, però fin quando No, ci si potrà ma è provare. importante questa striscia positiva, questa squadra che ha fatto il risultato pure oggi. Dobbiamo continuare, andiamo su un campo difficile, detto bene. A Monterotondo che si sta giocando la permanenza nella categoria, squadra importante, campetto sintetico, piccolo, però ci andremo a giocare. Poi domenica vediamo un attimino gli altri risultati, però noi dobbiamo pensare a noi, vincere noi, fare il massimo noi e poi vediamo cosa succede, ma non è un'ossessione per noi quelle off assolutamente, noi già pensare come stavamo e come stiamo, sicuramente io sono contento soprattutto per i ragazzi perché gli dico di non mollare e io avevo paura un po', sai, di rilassamento dopo queste belle gare, invece devo dire che pure oggi siamo partiti fortissimi e meritavamo sicuramente di vincere questa gara. Ecco, mister, alla fine la paraccia dei tifosi ne erano 200 anche oggi, insomma, molto, molto calorosi, anche da parte vostra gli Gli faccio i applausi complimenti, di perché io ho detto ai ragazzi non possiamo deluderli perché hanno visto che voi sapete lottare, sapete giocare, avete qualità, non si possono deludere questi 200-300 perché sono pazzeschi, io forse una tifoseria importante che segue la squadra, ama la squadra, voi dovete amare la maglia, io l'ho inculcata proprio nel cervello, speriamo di inculcargliela ancora queste 3 giornate. Chiudo ricordando le 5 gol subiti a Fano, dove comunque anche i giovani erano stati presi di mira. Oggi chiudere con una difesa molto giovane, pensare che Marino è il più maturo, possiamo dire così calcisticamente, di 2000. questi. 2002, scusa. 2002 sicuramente le fa sorridere, le No, fa molto piacere. sorridere, questi sono, io questi alleno, ho trovato questi giocatori, per me sono i migliori al mondo. Oggi Marino si è fatto trovare pronto, si è fatto trovare pronto, torto era quando ho sbagliato, e è giusto dare, io sui giovani vado pazzo, perché avendo allenato pure le primavere. Torto era dopo la partita di Fano, era bersagliato, oggi i tifosi addirittura gli hanno fatto qualche applauso, su questo mi fa piacere, Cuciniello, ma tutti quanti, Sabatino, i giovani stanno facendo bene, magari si sono dette troppe cose, ma io capisco pure, quando si fanno i risultati, è giusto, si accetta pure fare critiche, però quello che gli ho detto io, dalle critiche possono arrivare gli applausi, e questa è una cosa che loro
hanno fatto, ma devono continuare a fare perché mancano 3 gare, non stiamo parlando di finale di campionato, vogliamo raggiungere qualcosa di importante, di impensabile, che sta a noi. Diciamo tutti e tre, andiamo a fare. Mister, sinceramente la presidenza bozza qualche considerazione per la prossima stagione? No, io non. Fino adesso non nulla. Ma non c'è niente da parlare, non è che. Io aspetto che la proprietà mi chiami per firmare il prolungamento. Io non aspetto questo, io sto aspettando che finisce il campionato e che la squadra ha dimostrato quando vale, ma non c'è questa urgenza sia da parte mia che da parte della squadra. Non urgenza, così un parlè. Ma no. Non è ancora nulla. Loro hanno la mia stima, io la stima. Perfetto. È una cosa reciproca, ci parliamo, ma non è l'ossessione di playoff, non è l'ossessione quello di firmare, però a lei è una società importante e vediamo come andrà a finire. Pensiamo a finire bene e poi vediamo il futuro.